Fratelli carissimi, la grande notizia di questa domenica è che la misericordia coincide con la conversione. Le parabole del Vangelo sono originate dalla mormorazione nel cuore e tra loro da parte di alcuni farisei e alcuni scrivi, perché Gesù accoglieva, cenava, mangiava con i peccatori. Il moralismo, da una parte, ti fa pensare di non essere un peccatore, o comunque di esserlo in misura molto inferiore a quella degli altri, quindi ti senti meglio. E disprezzi gli altri, questo lo dice Gesù in altri posti. Non solo, ma il moralismo ti chiude completamente all'amore di Dio. Questo sei tu, questo sono io. Perché il moralista e il legalista è il più grande superbo, il più grande peccatore di tutti gli altri. Liberami dal grande peccato. Il grande peccato è l'orgoglio, la superbia, il peccato originale di chi si pensa migliore, di chi si autocelebra, di chi si autoconvince di essere migliore per non essere messo in discussione, di chi fonda la sua vita su se stesso, sui suoi pensieri, sui suoi gesti, sulle sue preghiere, sulle sue abluzioni. Quello è il moralista, che con il moralismo cerca di tacitare la coscienza che dentro di sé reclama. Dice, ma guarda che sei un peccatore, che pensi? Ma non vedi come hai guardato quella donna? Ma non vedi come hai pensato male di tua moglie? Ma non vedi come sempre stai giudicando tuo marito? Ma non lo vedi che tra tutte queste leggi che metti e carichi sui tuoi figli c'è la tua frustrazione al lavoro, le relazioni con le persone, si sono fatti irrisolti della tua vita, della tua storia, e ti trasforma in un aguzzino della morale. Gesù conosce il tuo cuore, conosce il mio cuore, cioè lui sa perfettamente che se tu ed io restiamo imprigionati, intrappolati nel moralismo, non riusciremo mai a salvarci. Ma non solo non riusciremo mai a salvarci, non saremo mai felici. Un altro tratto fondamentale del Vangelo di oggi è la gioia che trabocca, pieno di gioia, perché la conversione è gioia, l'esito della conversione è la gioia, non è un percorso lugubre, quello è il peccato, quella è la parabola triste di chi fa la propria volontà, di chi è obbligato a seguire le proprie concupiscenze, l'uomo della carne, il demonio, quello è triste, quello è lugubre, il contrario è la gioia, il contrario è un'attesa costante, spasmodica, di incontrare l'amato, di incontrare il padre, di incontrare la casa, dove tu sei finalmente tu, fino in fondo, sei libero. La grande notizia di oggi è che la conversione è Gesù Cristo. Chi si converte veramente è Dio. Non ti stupire, senza la conversione di Dio non c'è conversione di uomo. Nella prima lettura Dio si converte, ritorna sui suoi passi. Il termine ebraico che appare nella prima lettura è shua, cioè ritorno, conversione. E dopo c'è un altro pezzettino che non è compreso nella prima lettura di oggi, che dice proprio questo: convertiti. Così gli dice Mosè, convertiti a noi. Di fronte al peccato di idolatria, che in fondo è lo stesso peccato del figlio prodigo, di fronte a volersi fare Dio di se stessi, dammi la parte delle mie sostanze, mi faccio io la mia vita, la conseguenza è questo peccato, che è il peccato originale, è la morte. Ma i rabbini insegnano che Dio ha creato prima di ogni altra cosa la teshuva, la conversione, la possibilità di tornare a casa, la possibilità di tornare al padre. Questa è la prima opera di Dio, prima ancora di creare il mondo, eccetera. Perché Dio sapeva che cosa andava a creare. Con la polvere andava a creare la sua immagine e la sua somiglianza. Andava a mettere il suo alito di vita dentro una creatura bellissima, ma di polvere, cioè che poteva sbriciolarsi da un momento all'altro, perché per essere sua immagine e somiglianza ci ha creati liberi. E noi possiamo fare della nostra libertà quello che vogliamo. Come è stato? Di fronte al peccato di Israele, le viscere di Dio fremono, dicono tutti i profeti, e si converte, accetta, accoglie la mediazione, la preghiera di Mosè, che è figura di Gesù Cristo. Mosè intercede per il popolo, e Dio si muove con Mosè, si muove con la preghiera di Mosè, con la intercessione di Mosè, cioè si muove con l'istanza che viene presente a Mosè, si commuove, cioè si muove verso il peccato dell'uomo, si converte. Le parabole di oggi si compiono in Paolo, nella seconda lettura. Paolo è una parabola per tutti, lo dice lui stesso: è stata usata misericordia con me perché ero ignorante, cioè non conoscevo l'amore di Dio, ero pieno del mio orgoglio, pieno del mio moralismo, pensavo di conoscere Dio, invece non conoscevo l'essenza, la verità di Dio, che è l'amore, che è la misericordia, che è questo cuore che si commuove, queste viscere che si commuovono e che mi prendono dentro così come sono. Nel Vangelo appare ciò che Benedetto XVI, nella enciclica Deus Caritas Est, Dio è amore, dice di Dio. Dio, al vedere il peccato dell'uomo, ritorce contro se stesso, gira, quindi converte verso se stesso il proposito di morte. Esattamente quello che dice nella prima lettura. La pecora perduta, la dramma, la moneta perduta, il figlio perduto, il figlio prodigo, è Gesù, fratelli. È il figlio di Dio che si è convertito a noi perduti. Era perduto e l'ho ritrovato. Era perduto, aveva perso la destra, aveva perso la dignità. La sua dignità era di essere figlio.
come la tua dignità di essere figlio, e quella dignità deriva dalla tua identità. Per cui è inutile, che non possiamo darci dignità se non abbiamo identità. Un figlio non può avere nessuna dignità se non ha identità. Allora, se un figlio non ha un padre, perché pare va a farsi gli affari suoi, non avrà mai una identità sua propria. Da qui deriva tante volte i problemi di omosessualità, cioè pulsioni, tensioni omosessuali, che la società, preda al demonio, gestisce. Ma no, ma lì c'è la mancanza di un padre, l'estinzione del padre, è l'eclissi del padre. E allora se non c'è il padre non c'è identità. Questo ragazzo aveva tagliato con suo padre, quindi aveva tagliato con la propria sua identità, quindi era morto. Morto vuol dire perduto. Uno che è morto è perduto. Ma attenzione, non solo il figlio si era perduto, non solo la pecora si è perduta, ma il pastore ha perduto la pecora. Come un padre perde suo figlio. Non perde solo il figlio, perde anche il padre. E qui appare la ragione più grande della follia dell'amore di Dio, che pur di non perdere suo figlio, lo supera nella sua perdizione. Dio mette la freccia, lo lascia libero e non dice una parola, dice dammi la mia paternità e se ne va. Pum, così Dio è entrato in quel rischio. Se tuo figlio si perde, perde anche tu. Se tuo figlio taglia con te, se tuo figlio perde la propria identità perché cancella suo padre dal radar, anche tu perdi. E Dio ha perduto. Dio ti ama, Dio ci ama, al punto di imputare a se stesso, cioè al figlio suo Gesù Cristo, unigenito, amatissimo, il peccato di tutti gli altri uomini, di tutti gli uomini di tutte le generazioni. Se non c'è questa conversione, cioè se il figlio non è l'oggetto della conversione, cioè non è l'incarnazione di ciò che è profetizzato nella prima lettura, cioè della conversione del cuore di Dio verso di noi, cioè Dio ha allargato questa sua volontà, coinvolgendo dentro la sua volontà anche il tuo macello, anche il tuo peccato. È come uno di questi navigatori satellitari della macchina, che quando tu sbagli, devi andare, non so io, a Piazza Venezia, ti dà un'indicazione, quella è la volontà di Dio, no? Tu vai da un'altra parte, ti distrai, quello che c'è. Lui trova l'elaborazione del percorso, lo rielabora. Ma questo è Dio, programmato all'infinito, cioè la misericordia di Dio è infinita. Quello che non è infinito è la tua vita, su questa terra, dove si gioca la tua libertà, questo certo. Non sappiamo fino a quando tu potrai tornare in te stesso, in quel luogo incorruttibile della tua anima, dove tu puoi sempre tornare, dove il peggior peccatore, il peggior assassino, il peggior pedofilo può tornare, tu e Dio. Ci sarà un momento, può essere oggi, l'ultimo giorno della tua vita. Per questo bisogna vegliare, bisogna chiedere a Dio la grazia della conversione, cioè sperimentare che Dio si converte a me, sperimentare che Dio ha scritto il perimetro della sua volontà per me e per te su una sabbia, cioè sulla tua e la mia natura umana, che è di sabbia, che è di polvere. E se noi ci saltiamo e andiamo fuori da quel limite, da quella linea che descrive la volontà di Dio per te e per me oggi, aprirmi alla vita, studiare, non mentire, servire tua moglie, servire tua suocera, non giudicarla. No, noi saltiamo, giudichiamo, noi saltiamo, ci rifugiamo nella pornografia, ci attacchiamo al denaro, ci appropriamo delle persone, ci addiriamo con i nostri figli, ce la prendiamo con loro. Che cosa fa Dio? Ha perduto. Sta di là, non sta più qui dentro. Dice, chi di voi lascerebbe? Nessuno, guarda. Me ne tengo i miei 99, quella che si lascia gli affari suoi. Ha voluto. Borghesi come siamo, non rischiamo altro. Ma attenzione, perché quei 99 giusti, che si presumono giusti, che stanno dentro la chiesa come il figlio maggiore, hanno bisogno di quell'altro. Hanno bisogno del figlio minore. Hanno bisogno della pecora perduta. Hanno bisogno di San Paolo. Hanno bisogno di vedere Cristo, che dà la vita per loro. Hanno bisogno di uscire dal loro moralismo per essere salvati ed entrare nella grande gioia, che è la pregustazione del paradiso, che è il nostro destino, la gioia eterna. Dice il Signore, quando risorgerò, vi rivedrò, e i vostri occhi mi rivedranno, e gioirete, la vostra gioia sarà infinita, e nessuno da quel momento potrà più togliervi la vostra gioia, perché quel figlio perduto, che era Gesù nella tomba, è stato ritrovato. È tornato nella sua comunità, come torna ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Torna da risorto, pace a voi. È lui il prodigo, è lui la pecora perduta, che si è fatto pecora perduta, che per convertire te e me, cioè per farci tornare a casa, è dovuto andare sui nostri stessi passi, seguire i nostri stessi passi di perdizione. Non ha ritenuto una cosa gelosa, un tesoro geloso, la sua natura divina. No, si è abbassato. Come uno schiavo, come un servo, come un ignobile. È morto con la morte peggiore, la morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e lo ha costituito Kyrios. Cioè per questo Dio lo ha riabbracciato, gli ha aperto le porte del cielo. Questa è la pecora perduta, è Cristo, per prendere te perduto. Per questo Dio, è come se si è rivolto contro di sé, la conseguenza del tuo peccato di oggi.
quello che si compie nella messa che celebreremo, quello che si compie nei sacramenti. È Cristo che scende nell'acquitrino, si ferisce, ed è scritta tutta la passione del nostro Signore Gesù Cristo in queste parabole, fratello mio. E lui che questi animali più impuri, un bestemmiatore, la morte degli impuri, la morte dei più grossi, terribili assassini, come un panno immondo. I maiali erano, no, era impuro, neanche di quello può mangiare, neanche del cibo degli animali impuri. Cioè fuori dalla comunità, impuro, l'ultimo della terra, Cristo, per poterlo abbracciare e dire: torniamo, dai, coraggio, rientra in te stesso. Che vuol dire che tuo figlio rientra in te stesso? Che vuol dire per te rientrare in te stesso? Convertirti, cioè rientrare laddove c'è Dio, laddove Dio ti ha sempre amato, laddove Dio non ti ha mai disprezzato. Tu hai dimenticato di essere figlio, tu hai cancellato, io ho cancellato. Dio non ha mai smesso di essere mio padre, anche se io non volevo essere suo figlio. Dio non ha mai smesso di essere padre di questo ragazzo. E di entrare lì, la nostalgia di casa mia, da dove io ero, potevo aprire il frigorifero, mangiare, perché l'identità mi dava la dignità, ero figlio. Lì dove tu sei felice, nella comunità cristiana, dove sei a casa tua, dove sei un fratello, tu ti immagini battesimali, la veste, l'anello, tuo agnello grasso, l'eucaristia, il banchetto, le nozze, tu che meritavi, io che meritavo la morte, in virtù di Cristo che ha preso quella morte, che ha preso quella conseguenza mortale, che si è fatto imputato per te, lui che si è fatto responsabile della tua sconfitta, lui che è stato sconfitto, lui che si è convertito, cioè che si è convertito a te, che è venuto a te, che ha preso su di sé quello che tu sei, il tuo peccato, l'ha preso e l'ha distrutto nella croce ed è risorto. Per questo il figlio prodigo, per questo la pecora perduta, per questo la stessa moneta possono essere strette tra le mani, sulle spalle di Cristo, che torna dalla morte alla vita, che passa, che fa Pasqua, come in ogni Eucaristia, come in ogni sacramento, come ogni volta che ascoltiamo la buona notizia, sentiamo fremere il cuore perché sono io quel peccatore, sì, è vero, sono io, ma Dio ti ama, ricevi lo Spirito Santo, ricevi la natura nuova, ricevi la natura di figlio, quello per cui tu sei stato creato, un figlio, di tornare alla comunità, questo è andare a messa, questo è andare a messa, questo è andare all'Eucaristia, convertirmi, ascoltare la predicazione, sentirmi trafiggere il cuore e pregare, Signore aiutami, e lasciare che Cristo si faccia una sola cosa con me, conoscere, passare dall'ignoranza alla conoscenza, conoscere, cioè fare una sola carne con la carne di Cristo, un solo sangue con il sangue di Cristo, che mi trascina fuori dalla morte, che mi trascina fuori dalla perdizione, e esplodere nella gioia, questo mio figlio era morto, ora è vivo, era morto, non amava sua moglie, non amava suo marito, allo stesso modo in cui Cristo si è convertito a te, perché tu ti convertissi a lui, tu ti convertirai a tuo figlio, non aspetterai che tuo figlio si converta a te, non aspetterai che tua moglie si converta a te, tu ti converti a lui, cioè verti, Teshua, ritorni a lui, allarghi l'amore di Dio fino alla sua situazione, senza moralismi, senza legalismi che non ascolterebbero. Ogni presbitero, ogni cristiano, ogni comunità cristiana, la Chiesa è chiamata a vivere la conversione di Dio, che storna il castigo, prende su di sé la conseguenza, prende su di sé la morte, per convertirsi a questa generazione, per convertirsi ai peccatori, per convertirsi agli schiavi, ai poveri, ai deboli, agli ignoranti dell'amore di Dio, esattamente come San Paolo narra nella seconda lettura di se stesso. Per me è come un esempio, come una profezia, come una parabola. Dio si è convertito a Paolo e Paolo si è convertito a Dio. Dio che avrebbe dovuto distruggerlo perché, Saulo, Saulo, perché mi persegui, perché mi uccidi? No, proprio in quel momento gli fa la profezia, tu soffrirai per me. Ma come? Tu sarai uno di questi piccoli che stai perseguitando. La conversione, il cambio radicale, la metanoia della nostra vita. Tutto questo si compie in questo incontro che ha avuto Paolo e che noi abbiamo ogni domenica nell'Eucaristia, ma anche quando preghiamo, anche quando siamo nella nostra comunità, cioè, lo stesso che ha avuto Paolo, che sia un esempio per tutti, perché se ha avuto misericordia con Paolo, se ha avuto misericordia con me Antonello, se ha avuto misericordia con te, cioè, come non ha misericordia dell'ultimo peccatore, dell'ultimo uomo che non conosce Dio.